Ciao a tutti amici e bentornati come sempre in Cucina con Raffi alla grande, ragazzi. Oggi andremo a fare una buonissima pasta bella che si fa subito subito. Io la chiamo pasta sbrigativa. Allora, partiamo subito con questi ingredienti. Già ho messo una pentola con dell'acqua che sta bollendo. Adesso andiamo a inserire 400 g di penne, di rigatoni, quello che volete potete inserire, spaghetti. Andiamo a salare. Ovviamente a piacere il sale, quanto ne volete ne buttate. Ci diamo una giratina e inseriamo il suo coperchio. Fatto questo, passiamo alla nostra padella. Allora, accendiamo il fuoco, inseriamo uno spicco d'aglio e un filo d'olio. Nello stesso tempo andiamo a inserire 400 g di pomodorini fatti, se sono piccoli a 2, se sono grandi a 4. E facciamo rosolare il tutto per qualche minuto. Trascorso qualche minuto andiamo a togliere l'aglio che non ci serve più e andiamo a inserire 100 g di polpa di pomodoro. Fatto questo, adesso andiamo a inserire il sale, sempre a piacere, e poi andiamo a mettere leggermente un po' d'acqua di cottura con un mestolo e ci diamo la giratina. Allora, siamo quasi in fase di arrivo, raga. Quando vediamo che i nostri pomodorini si sono leggermente appassiti e la nostra pasta è quasi alla cottura, ovviamente l'usciamo leggermente al dente, non molto morbida, andiamo a inserire 200 g di formaggio spalmabile oppure se volete potete inserire la Philadelphia. Adesso amalgamiamo per bene il tutto. Una volta che abbiamo sciolto per bene il nostro formaggio, andiamo a inserire un po' di prezzemolo tritato, ci diamo sempre una giratina, cogliamo la pasta e il tutto è pronto. Ebbene, siamo pronti ad impiattare, ragà, guardate che bontà! Non mi dite che non vi piace questa pasta che è proprio favolosa, sbrigativa e nello stesso tempo buona. Detto questo, mi raccomando, spolliciamo alla grande, come dico sempre. Iscrivetevi alla grande sul mio canale e ci vediamo alla prossima. E come dico sempre, buon appetito!